Esci Milan, forza, lotta, vincerai. Non ti lasceremo mai, non ti lasceremo mai. Di domenica allo stadio per vedere i nostri eroi. Non vi lasceremo mai, non vi lasceremo mai. Li abbiamo penetrati lentamente. È appena finita Torino-Milan 7-0. Praticamente abbiamo giocato a tennis. A parte gli scherzi, un Torino imbarazzante, ragazzi. Non me ne vogliano i tifosi del Torino, ma un grande Milan, ma un Torino imbarazzante. Non so, non c'è stata partita, ragazzi. Non c'è stata partita. Dopo il 2-0 di Frank, che sì, la partita era già bella che chiusa, ma poteva finire 10-0, perché il Milan poi che si è sbagliato un gol a porta vuota, una traversa di Brain Diaz, hanno segnato tutti, ha segnato Theo Hernandez due stupendi gol, Rebic, mi sono toccato le balle stamattina perché giocava Castiglieco, ma è riuscito anche Castiglieco a fare una bella partita contro questo Torino. Comunque ragazzi, ci avviciniamo sempre di più agli ultimi tre punti che ci consentiranno la Champions League, quindi ultra contenti. Si vede che questo stadio quest'anno ci porta bene. 3 alla Juve, 7 al Torino e andiamo avanti. Adesso ci giochiamo gli ultimi 3 punti col Cagliari settimana prossima. Però ragazzi, l'importante era vincere questa partita, anche perché me l'aspettavo più difficoltosa, visto che il Torino si deve salvare. Però ragazzi, è andata bene, è andata bene. Li abbiamo penetrati piano piano. Però ve l'ho detto, la partita era già bella che è chiusa sul 2-0. Mi raccomando, ci vediamo domani. Ho fatto la live reaction, non so cosa verrà fuori, perché il Milan segnava praticamente ogni 5 minuti, è stato il delirio. Vedremo, adesso la monto e domani ve la pubblico. Vi voglio bene a tutti, sempre forza diavolo, iscrizione al canale, dai ragazzi che mancano 3 punti alla fase finale. Ciao ragazzi.